In un pomeriggio di questa primavera sono stata aggredita insieme ad altre mie due amiche sul pullman mentre tornavamo a casa. Siamo state aggredite perché salendo sul pullman ci siamo sedute lontane da un cane, ci siamo spostate dopo aver visto un cane e la ragazza, che è la proprietaria del cane, ci ha aggredite fisicamente, strappando letteralmente il velo dalla testa di una ragazza e prendendo a pugni me e l'altra mia amica perché diceva non abbiamo diritto ad aver paura del cane se poi ci facciamo esplodere in aria, alludendo al fatto che essere musulmani equivale ad essere terroristi. Ci ha colpito molto, io sono rimasta molto paralizzata dal fatto che questa ragazza avrà avuto la mia età, avrà avuto 22, 23, 24 anni. Però noi siamo state sicuramente aggredite verbalmente con parole islamofobe, cioè bisogna iniziare a prendere consapevolezza che esiste anche questo tipo di fobia e questa persona era sicuramente islamofoba e ha passato il tempo a dirci che eravamo delle terroriste, che ci facevamo esplodere in aria. Insultando i nostri parenti, insultando le nostre origini e noi non abbiamo reagito. Tutte le persone invece che erano intorno si sono scaldate e hanno cercato comunque di contenere la ragazza dicendole che appunto stava dicendo delle robe totalmente assurde e hanno cercato comunque di placarla. Dopo essere state aggredite sul pullman abbiamo chiesto all'autista di fermarsi e di chiudere le porte e tutte le persone che erano all'interno del pullman e le persone che erano alla fermata e che avevano assistito o avevano capito cosa era successo si sono proposte di aiutarci facendo proprio da scudo fra noi e la ragazza che ci ha aggredito e rimanendo ferme e chiuse nel pullman finché non è arrivata la polizia. Questo perché tutti avevano assistito alla scena e tutti avevano capito effettivamente che eravamo state vittime semplicemente di un pensiero creato su pregiudizi. Appena è successo mi sentivo distrutta perché era questione di umiliazione, era questione che non te l'aspetteresti mai, cioè pensi di essere intoccabile in certi ambiti perché non pensi che ti potrebbe mai succedere una cosa simile, soprattutto perché parti dal presupposto io non aggredisco. E un'altra cosa che ho vissuto male, devo dire la verità, durante l'aggressione è che appena siamo state aggredite ed è arrivata la polizia, la ragazza ha detto alla polizia sono qua e le ho picchiate perché non avevo un coltello, cioè questa è una sua dichiarazione. Dopodiché, finita questa prima parte di insulti, di minacce, la polizia ha fatto il verbale e ci ha detto se volete potete denunciare, cioè non siamo neanche state invitate caldamente a denunciare il fatto, cioè era se volete denunciare probabilmente non si farà niente, insomma, e questo ci ha fatto anche riflettere su un paese che non ti fa, non sottolinea i tuoi diritti, non ti dice ok, devi denunciare, è tuo diritto denunciare, fallo perché bisogna rivendicare i propri diritti per riuscire a creare una società più giusta. Purtroppo, non avendo fatto interviste, abbiamo poi letto la vicenda che è finita in tutti i più grandi giornali, che è stata raccontata in modo molto diverso, cioè in diversi giornali venivamo etichettati intanto con altre nazionalità, altre città, eccetera. E poi in diversi giornali si sottolineava il fatto che l'aggressione nasce dal fatto che noi, essendo musulmani, abbiamo aggredito la ragazza dicendole non hai diritto di salire sul pullman col cane. I giornali hanno anche utilizzato delle foto assolutamente non compatibili con le nostre personalità, donne col burqa, per intenderci, tre donne col burqa, dicendo appunto che queste donne sono state aggredite. Noi non portiamo il burqa, non abbiamo 50 anni, non stavamo passeggiando per una strada in modo nascosto e soprattutto non siamo delle terroriste. Siamo state etichettate da tanti giornali in modo diverso, la vicenda è stata storpiata, quindi anche questa visione distorta delle idee che si danno dei musulmani nei giornali aiuta a creare quell'idea che la ragazza si era fatta, cioè che i musulmani, le musulmane sono quelle donne col burqa oppresse, che non hanno libertà di scelta, che quindi tu hai il diritto di toglierle il velo. Se riflettessimo di più sull'uso delle parole, sul senso che gli diamo, sul carico culturale che hanno, potremmo capire che tramite la diffusione di messaggi semplici, anche nella nostra quotidianità, dall'acquistare il pane al chiacchierare con una signora anziana, all'interagire con un profugo, capiremmo che c'è una profondità nell'interazione fra persone, basata solo sulle parole, che è straordinaria.